Nell'ambito delle manifestazioni per ricordare il centenario della Grande Guerra, è stato messo in scena al Capitol di Sermide uno spettacolo con protagonisti il Gruppo 900 e la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, dal titolo «Quando tornerai? La Grande Guerra raccontata dai canti e dalla voce delle donne». Una visione particolare, suggestiva e struggente dei tragici avvenimenti della Grande Guerra. Dopo l'introduzione di Paola Longhini Fornasa e del sindaco Paolo Calzolari, il professor Piccinini, con l'aiuto di immagini sullo schermo, ha ripercorso le fasi salienti e tragiche degli anni della Grande Guerra, sempre con particolare riferimento al sacrificio delle donne. Quelle a casa, che hanno continuato nei campi, nelle fabbriche, nelle città, il lavoro degli uomini partiti per il fronte, e quelle che vi hanno preso parte, quali Croce Rossine, negli ospedali da campo, oppure impegnati in estenuanti percorsi sotto il fuoco nemico per rifornire di cibo e munizioni i soldati nelle trincee. Per le donne, una guerra non meno cruenta di quella dei soldati. Il Gruppo 900 della Università Aperta Sermide, con la regia di Carlo Alberto Ferrari, ha ricreato con realismo alcune situazioni, dalla foto di gruppo della famiglia prima della partenza dei chiamati alle armi, all'assistenza e al conforto ai feriti da parte delle Croce Rossine sui fronti di guerra, all'aiuto per far giungere e conoscere le notizie sia da casa come dal fronte. Bravi tutti i figuranti del Gruppo 900, che hanno rese veritiere le situazioni emozionando il pubblico. La Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia è magistralmente intervenuta a sostegno della narrazione e come corollario delle situazioni rappresentate, con i canti che hanno segnato il periodo della Grande Guerra, con la professionalità che è riconosciuta al complesso corale. Diretta dal maestro Claudio Sani, che ha accompagnato alla tastiera sia i canti che alcuni momenti della narrazione. Una grande emozione tra il pubblico che ha affollato il Capitol. Il racconto, la lettura di alcuni brani, i canti struggenti, la silenziosa attenzione del pubblico, culminata con un fragoroso applauso liberatorio, ha fatto capire, se mai ve n'era bisogno, la brutalità e l'inutilità della guerra.